un'isola visitata dagli spettri. I fatti che vado a raccontarvi si verificarono in un isolotto che sorge appartato in un vasto lago canadese, le cui fresche acque offrono, nella stagione calda, svago e riposo agli abitanti di Montreal e Toronto. È un peccato che la veridicità degli eventi, che in maniera particolare interessano lo studioso dei fenomeni della psiche, non sia mai interamente dimostrabile. È purtroppo ciò che vale nel mio caso. La nostra comitiva di circa 20 persone era tornata a Montreal proprio quel giorno e io sarei rimasto assoluto padrone del campo ancora per una settimana o due. Dovevo ultimare alcune importanti letture che avevo stupidamente trascurato durante l'estate. Settembre stava per finire e le grosse trote che si agitavano nelle profondità del lago. I venti del nord e i primi geli abbassavano la temperatura dell'acqua ed esse cominciavano lentamente a risalire in superficie. Gli aceri erano già rossi e dorati e il riso selvaggio dei tufoli echeggiava nelle baie più nascoste, che in estate non avevano mai conosciuto il loro strano verso. Con un'intera isola a disposizione, un cocktail a due piani, una canoa e a disturbare solo le tamie e il fattore, che una volta alla settimana ti porta le uova e il pane, potrebbero crearsi le condizioni ideali per sgobbare sui libri. Beh, dipende. Gli altri erano partiti, raccomandandomi più volte di stare attento agli indiani e di non rimanere troppo a lungo sull'isola, dove il gelo, quando arriva, va ben oltre i 40 gradi sotto zero. Dopo che se ne furono andati, la solitudine della situazione si fece sentire sgradevolmente. Non vi erano altre isole nel raggio di 6 o 7 miglia, e nonostante le foreste sul continente si trovassero un paio di miglia dietro di me, esse si stendevano in lontananza, non interrotte dalla pur minima traccia di abitazione. L'isola era completamente deserta e silenziosa, ma gli scogli e gli alberi, tra i quali per due mesi, pressappoco a qualsiasi ora del giorno, erano echeggiate risate e voci umane, serbavano la memoria di quei suoni. E non mi sorprese il fatto che nel passare da una roccia all'altra immaginassi di sentire un grido o un lamento, e più di una volta mi parve che qualcuno mi chiamasse ad alta voce. Nel cottage c'erano 6 minuscole camere da letto, divise l'una dall'altra da un semplice tramezzo in legno di pino non verniciato. In ogni stanza vi erano un letto, un materasso e una sedia, e in tutto trovai solo due specchi, uno dei quali era rotto. Le assi di legno scricchiolavano un bel po' ai miei movimenti, e i segni dell'occupazione erano così recenti che mi riusciva difficile credere di essere ormai solo. Mi aspettavo quasi che qualcuno fosse rimasto indietro, e che stesse ancora cercando di infilare in una scatola molto più di quanto potesse materialmente contenere. La porta della stanza era dura e per un istante rifiutò di aprirsi. Non ci volle molto a immaginare che dentro qualcuno stesse mantenendo la maniglia e che una volta apertasi mi sarei trovato davanti gli occhi di un uomo. Dopo una completa ispezione del piano, scelsi come alloggio notturno una cameretta con un piccolo balcone sul tetto della veranda. La stanza era piccola, ma il tetto era grande e il materasso era migliore di tutti gli altri. Era ubicata direttamente sul soggiorno, dove avrei trascorso la giornata e avrei studiato, e la finestra in miniatura affacciava a levante. Ad eccezione di uno stretto sentiero che dalla porta principale e dalla veranda conduceva attraverso gli alberi all'approdo delle barche, l'isola era coperta da una fitta vegetazione di aceri, abeti e cedri. Gli alberi crescevano così vicino al cottage che al minimo soffio di vento i rami sfregavano il tetto e picchiavano sulle pareti di legno. Pochi istanti dopo il tramonto, il buio diventava impenetrabile e a una decina di metri di distanza dal bagliore che le lampade spandevano attraverso le quattro finestre del soggiorno non si vedeva un palmo del proprio naso. Era possibile muovere un passo senza andare a sbattere contro un albero. Durante il resto della giornata trasportai le mie cose dalla tenda al soggiorno, feci l'inventario delle provviste nella dispensa e spaccai una quantità di legna per la cucina sufficiente per una settimana. Dopodiché, poco prima del tramonto, girai con la canoa intorno all'isola un paio di volte per pura precauzione. Non mi ero mai sognato di farlo prima,
ma quando un uomo è solo, mi capita di fare delle cose che non farebbe mai se si trovasse in compagnia di molte persone. Come mi parve solitaria l'isola quando vi feci ritorno. Il sole era calato e queste regioni nordiche non conoscono il crepuscolo. Il buio sopraggiunge immediatamente. La canoa si fermò bruscamente e si rovesciò senza alcun danno. E io raggiunsi a tastoni lo stretto sentiero verso la veranda. Le 6 lampade risplendevano vivacemente nella stanza anteriore, ma nella cucina dove cenai le ombre erano così cupe e la luce così scarsa che potevo scorgere le stelle far capolino tra le incrinature delle travi. Quella sera andai a letto presto. La notte era calma e non c'era vento. Eppure gli scricchiogli del letto e il gorgoglio ritmico dell'acqua sugli scogli non furono gli unici suoni che raggiunsero le mie orecchie. Mentre ero a letto sveglio, il vuoto spaventoso della casa cominciò a crescere intorno a me. Nei corridoi e nelle stanze vuote parevano echeggiare innumerevoli passi, rumori confusi, il fruscio di abiti e un continuo bisbigliare sommesso. Quando alla fine il sonno mi colse, i respiri e i rumori si confusero dolcemente con le voci dei miei sogni. Trascorse una settimana e il mio studio procedeva con profitto. Al 10° giorno di isolamento accadde un fatto strano. Dopo una notte tranquilla, mi svegliai con una sensazione di estrema ripugnanza per la mia stanza. L'aria sembrava soffocarmi. Più cercavo di individuare la causa di questa avversione, più essa appariva del tutto irragionevole. C'era qualcosa nella stanza che mi incuteva timore. Per quanto possa sembrare assurdo, questa sensazione non mi abbandonò mentre mi vestivo. E più volte rabbrividii, consapevole del desiderio irrefrenabile di uscire dalla stanza al più presto. Cercai di allontanarlo, ma al contrario, esso diveniva sempre più reale. Quando alla fine mi fui vestito, attraversai il corridoio e raggiunsi la cucina al piano di sotto. Provai allora il senso di sollievo che immaginai accompagnasse la fuga da una malattia contagiosa. Mentre preparavo la colazione, richiamai alla mente con molta attenzione tutte le notti che avevo trascorso nella stanza, nella speranza di collegare in qualche modo la ripugnanza che provavo per un fatto spiacevole che vi si fosse verificato. Ma l'unico episodio che riuscii a ricordare era una notte tempestosa, durante la quale le assi nel corridoio cigolavano così rumorosamente che mi ero svegliato di soprassalto, convinto che qualcuno fosse entrato nella casa. Ne ero assolutamente certo. Ero infatti sceso lungo la scala con il fucile in mano, ma avevo trovato le porte e le finestre ben chiuse, mentre i topi e gli scarafaggi erano gli unici frequentatori del pavimento. Ciò certamente non bastava a giustificare l'intensità delle mie sensazioni. Durante la mattinata studiai con impegno. A metà giornata mi concedetti una pausa per una nuotata e per il pranzo. Fui allora molto sorpreso, se non preoccupato, di scoprire che la mia ripugnanza per la stanza fosse ancora più profonda. Quando infatti andai su a prendere un libro, provai una straordinaria avversione ad entrarvi e per tutto il tempo che vi rimasi fui sopraffatto da una spiacevole sensazione, a metà tra l'inquietudine e l'apprensione. Di conseguenza, anziché mettermi a leggere, trascorsi il pomeriggio sul lago, dedicandomi al canottaggio e alla pesca. Tornai a casa quasi al tramonto, con una dozzina di deliziosi pesci persici per la cena e da conservare nella dispensa. Poiché il sonno era per me un fattore molto importante in quel periodo, decisi che se al mio ritorno l'avversione per la stanza fosse stata ancora tanto intensa, avrei spostato il letto giù, nel salotto, e avrei dormito lì. Non era affatto, arguì, una concessione a una paura assurda e immaginaria, ma semplicemente una precauzione per assicurarmi un sonno più tranquillo. Una notte agitata mi avrebbe impedito, il giorno dopo, di studiare con profitto e non volevo assolutamente perdere una giornata di studio. Perciò sistemai il letto in un angolo del soggiorno di fronte alla porta. Mi sentii straordinariamente lieto quando l'operazione fu terminata e quando finalmente la porta della camera da letto si chiuse sulle ombre, sul silenzio e sulla strana paura che quella stanza mi incuteva. Quando finii di lavare i piatti, il rintocco lamentoso dell'orologio in cucina suonò le 8.
Chiusi allora la porta della cucina alle mie spalle e passai nella stanza anteriore. Tutte le lampade erano accese e le loro lampade, che avevo pulito durante il giorno, gettavano una vampata di luce nella stanza. Fuori, la notte era quieta e calda. Non soffiava un alito di vento. Il lago era silenzioso, gli alberi immobili e le nuvole, pesanti, pendevano nel cielo come un'opprimente cortina. Sembrava che l'oscurità fosse arrivata con insolita rapidità e neanche il più debole barlume di colore mostrava il punto in cui il sole era tramontato. Nell'atmosfera aleggiava quel silenzio inquietante e minaccioso che spesso precede i temporali più violenti. Mi sedetti davanti ai miei libri con la mente particolarmente sgombra, in cuor mio soddisfatto di sapere che nella ghiacciaia ci fossero 5 pesci persici e che all'indomani sarebbe arrivato il vecchio fattore con il pane e le uova fresche. Fui presto assorbito dalla lettura. Mentre la serata trascorreva lentamente, il silenzio diventava sempre più profondo. Anche le tamie tacevano e le tavole di legno del pavimento e delle pareti non scricchiolavano. Rimasi immerso nella lettura fino a quando, dalle cupe ombre della cucina, giunse il rintocco dell'orologio che suonava le 9. Che fragore quei rintocchi! Parevano i colpi di un grosso martello. Chiusi il libro e ne aprì un altro. Cominciavo a concentrarmi nello studio. Ciò, tuttavia, non durò a lungo. Dopo un po' mi accorsi che leggevo 2 volte gli stessi paragrafi. Eppure si trattava di paragrafi semplici, che non richiedevano un'attenzione particolare. Poi mi resi conto che la mia mente cominciava a divagare verso altre cose e ad ogni digressione era sempre più difficile controllare i miei pensieri. Da un momento all'altro ero incapace di concentrarmi. Avevo girato 2 pagine anziché una e me ne ero accorto solo quando ero arrivato alle ultime righe. Cominciavo a preoccuparmi. Cosa mi distraeva? Non era certo la stanchezza. Al contrario, la mia mente era eccezionalmente sveglia e più ricettiva del solito. Risoluto, mi sforzai nuovamente di leggere e per un po' riuscii a concentrare la mia attenzione interamente sull'argomento. Ma qualche minuto dopo mi ritrovai con le spalle appoggiate allo schienale della sedia, lo sguardo fisso nel vuoto. Evidentemente era il mio subconscio che lavorava. C'era qualcosa che avevo trascurato di fare. Forse non avevo chiuso la porta della cucina e le finestre. Andai a controllare e le trovai ben serrate. Probabilmente dovevo dare un'occhiata al fuoco. Andai a vedere, ma era tutto regolare. Controllai le lampade. Andai su ed entrai in ogni stanza. Feci il giro della casa e diedi uno sguardo persino alla ghiacciaia. Era tutto regolare. Ogni cosa era al suo posto. Eppure, qualcosa non andava. Questa convinzione cresceva sempre più forte dentro di me. Quando alla fine tornai ai miei libri e cercai di leggere, mi resi conto per la prima volta che nella stanza cominciava a far freddo. Quel giorno il caldo era stato opprimente e la sera non aveva portato sollievo. Inoltre, le 6 grosse lampade producevano un calore sufficiente a riscaldare piacevolmente la stanza. Ma un freddo che si alzava forse dalle acque del lago aleggiava nella stanza e mi costrinse a chiudere la porta a vetri che dava sulla veranda. Mi fermai per un po' a guardare fuori. Dalle finestre un fascio di luce illuminava parte del sentiero e si gettava nel lago a pochi piedi dalla riva. Vidi allora una canoa scivolare nel raggio di luce, attraversarlo e poi svanire nell'oscurità. Si trovava forse a un centinaio di piedi dalla costa e si muoveva velocemente. Fui sorpreso che una canoa costeggiasse l'isola a quell'ora di notte, in quanto tutti i visitatori estivi della sponda opposta del lago erano spariti già da diverse settimane e l'isola era lontana da qualsiasi linea di navigazione. Da quel momento non riuscii ad andare avanti nella lettura. In un certo qual modo, l'apparizione fugace e confusa della canoa, scivolata nello stretto fascio di luce sulle acque oscure, si disegnava singolarmente vivida sullo sfondo della mia mente. Si insinuava tra i miei occhi e la pagina stampata. E più ripensavo ad essa, più me ne sorprendevo. Era più grande di qualsiasi altra canoa avessi visto durante i mesi estivi. Ed era molto simile alle vecchie canoe da guerra degli indiani,
con la prua e la poppa alte e curve e il fianco ampio. Mi sforzavo di leggere, ma i miei tentativi erano del tutto vani e alla fine richiusi i libri e uscii sulla veranda a sgranchirmi un po' le gambe e scacciare così il freddo dalle ossa. La notte era assolutamente calma e incredibilmente buia. Discesi il sentiero verso il piccolo pontile d'approdo, dove il gorgoglio dell'acqua sotto le travi era appena percettibile. Il rumore, provocato dalla caduta di un grosso albero nella foresta sulla terraferma, lontano dall'altra parte del lago, echeggiò nell'aria plumblea, simile ai primi colpi di cannone di un remoto attacco notturno. Nessun altro suono turbò la quiete che regnava suprema. Mentre ero sul portile, nella larga macchia di luce che mi seguiva dalle finestre del soggiorno, vidi un'altra canoa scivolare sull'acqua debolmente illuminata e sparire subito nel buio impenetrabile. Questa volta la vidi più chiaramente. Era simile alla prima. Una grossa barca di legno di betulla, la prua e la poppa alte, a cresta, il fianco ampio. Due indiani remavano. E quello che stava a poppa, il timoniere, sembrava enorme. Potei notarlo distintamente. Nonostante la seconda canoa si fosse avvicinata maggiormente all'isola rispetto alla prima, giudicai che entrambe si stessero dirigendo la riserva governativa, situata a circa 15 miglia di distanza sul continente. Mi stavo chiedendo per quale motivo degli indiani si fossero spinti in quella zona del lago a quell'ora di notte, quando una terza canoa, identica alle precedenti, anch'essa occupata da due indiani, passò silenziosamente intorno all'estremità del pontile. Questa volta la canoa si era avvicinata moltissimo alla costa e all'improvviso mi ballerò nella mente che le tre canoe fossero in realtà una, sempre la stessa, e che cioè una sola canoa stesse girando intorno all'isola. Questa riflessione non fu in alcun modo piacevole, perché se fosse stata questa la spiegazione esatta dell'insolita apparizione di tre canoe in quella zona solitaria del lago in un'ora così tarda, sarebbe stato logico dedurre che l'arrivo di quegli uomini fosse in qualche modo connesso alla mia persona. Non avevo mai sentito che gli indiani usassero violenza nei confronti dei coloni, con i quali dividevano quella regione selvaggia e inospitale. Allo stesso tempo, non era impossibile supporre, ma non volli pensare neanche per un attimo a quell'orribile possibilità, e la mia immaginazione cercò sollievo in mille altre possibili soluzioni al problema, soluzioni che affioravano rapide alla mia mente, ma che la ragione respingeva. Nel frattempo, come per istinto, mi ritrassi dalla macchia di luce nella quale ero stato fino ad allora e nella cupa ombra di uno scoglio aspettai una nuova, eventuale apparizione della canoa. Da lì potevo vedere senza essere visto e prendere delle precauzioni sembrava più che saggio. Non erano ancora trascorsi 5 minuti quando, come avevo previsto, la canoa fece la sua quarta apparizione. Questa volta era a meno di 20 yard dal pontile e mi accorsi che gli indiani avevano intenzione di sbarcare. Riconobbi in loro i due uomini che avevo visto precedentemente e il timoniere era praticamente gigantesco. Non vi erano dubbi, la canoa era sempre la stessa. Era chiaro che chissà per quale motivo i due uomini avessero fatto più volte il giro dell'isola in attesa dell'opportunità di sbarcare. Mi sforzai di seguirle con lo sguardo nella fitta oscurità, ma la notte li aveva completamente inghiottiti e neanche il più leggero colpo di remi raggiungeva le mie orecchie, mentre gli indiani avanzavano con le loro vogate lunghe e potenti. La canoa sarebbe riapparsa di lì a poco e stavolta era probabile che gli uomini sarebbero sbarcati. Dovevo essere preparato. Ignoravo totalmente quali fossero le loro intenzioni. E 2 contro 1. Specialmente se sono due indiani grandi e grossi, a notte inoltrata e su un'isola deserta, non era esattamente ciò che consideravo un incontro piacevole. In un angolo del soggiorno, appoggiato alla parete superiore, stava il mio futile Marlin con 10 cartucce nel caricatore e una sistemata tranquillamente nella culatta unta. Avevo appena il tempo di raggiungere la casa e di appostarmi sulla difensiva in quell'angolo. Senza un attimo di esitazione corsi alla veranda, riparandomi tra gli alberi per evitare di essere visto grazie alla luce. Entrai nella stanza, chiusi la porta sulla veranda e in fretta spensi tutte e 6 le lampade.
una stanza così bene illuminata, nella quale ogni mio movimento poteva essere osservato dall'esterno, mentre io non vedevo che il buio impenetrabile oltre le finestre sarebbe stata una concessione gratuita al nemico, secondo qualsiasi strategia bellica. E questo nemico, se di nemico si trattava, era fin troppo scaltro e pericoloso per concedergli un tale vantaggio. Mi sistemai nell'angolo della stanza, con le spalle appoggiate alla parete e la canna fredda del fucile nella mano. La tavola, coperta di libri, si trovava tra me e la porta, ma dopo aver spento le lampade, l'oscurità era sopraggiunta così intensa che per qualche minuto non riuscii a distinguere nulla. Poi, molto gradualmente, i contorni della stanza divennero visibili e i profili delle finestre cominciarono a prendere forma confusamente davanti ai miei occhi. Dopo pochi minuti riuscii a distinguere chiaramente la porta. La sua metà superiore era di vetro e le due finestre che davano sulla veranda anteriore. Ne fui lieto, perché se gli indiani si fossero avvicinati alla casa, avrei potuto vederli e capire i loro piani. Non mi sbagliavo. Infatti, subito dopo, giunse alle mie orecchie il rumore caratteristico di una canoa, approdata sull'isola e trascinata con cura sugli scogli. Riconobbi chiaramente il rumore dei remi poggiati al di sotto e dal silenzio che seguì dedussi esattamente che gli indiani si stessero avvicinando furtivamente alla casa. Quantunque possa sembrare assurdo, affermare che non fossi preoccupato, se non addirittura atterrito dalla gravità della situazione e delle sue possibili conseguenze, confesso in tutta sincerità che non fui scazzato dal terrore per la mia persona. Ero consapevole che in quel momento della notte stavo entrando in uno stato mentale per il quale le mie sensazioni avevano oltrepassato la soglia della normalità. Nella natura di queste sensazioni non rientrò mai la paura fisica e nonostante per buona parte della notte stringessi il fucile nella mano, fui conscio in ogni istante che mi sarebbe stato di ben poca utilità contro il genere di terrore che dovevo affrontare. Più di una volta provai la sensazione curiosa che non stessi partecipando a ciò che stava accadendo, che non vi fossi realmente coinvolto, ma che fossi solo uno spettatore, e per di più uno spettatore sul piano psichico, piuttosto che su quello materiale. Molte delle sensazioni che provai quella notte erano troppo confuse per consentirmi una descrizione e un'analisi precise, ma il sentimento che mi accompagnerà fino alla fine dei miei giorni fu l'orrore terribile per tutto ciò, e l'impressione miserabile, che se quella tensione fosse durata ancora un po', la mia mente avrebbe inevitabilmente ceduto. Intanto restavo immobile nell'angolo e aspettavo pazientemente ciò che sarebbe accaduto. La casa era silenziosa come una tomba, ma nelle mie orecchie borbottavano le voci indistinte della notte e mi pareva di sentire il sangue scorrermi nelle vene e palpitare nei miei polsi. Se gli indiani avessero raggiunto il retro della casa, avrebbero trovato la porta della cucina e la finestra saldamente chiuse. Non sarebbero entrati senza un fracasso considerevole che avrei certamente sentito. L'unico sistema era entrare attraverso la porta posta davanti a me, sulla quale incollagliò senza staccarli neanche per la più piccola frazione di secondo. La mia vista si abituava sempre più all'oscurità. Riusciva a scorgere la tavola che quasi riempiva la stanza e lasciava solo uno stretto passaggio su ciascun lato. Poteva anche distinguere gli schienali di legno delle sedie appoggiate ad essa e persino le mie carte e il calamaio sulla tela cerata bianca. Ripensai alle facce allegre che durante l'estate si erano riunite attorno alla tavola e desiderai la luce del sole come mai l'avevo desiderata prima d'allora. A meno di 3 piedi dalla mia sinistra, il corridoio portava in cucina e le scale che conducevano alle camere da letto al piano superiore cominciavano in quel periodo, quasi nel soggiorno stesso. Attraverso le finestre vedevo i profili degli alberi, immobili e scuri. Non una foglia, non un ramo si muovevano. Pochi attimi di silenzio terribile. Poi avvertii un passo furtivo sulle assi della veranda, così leggero che sembrava imprimersi direttamente sul mio cervello più che sui nervi dell'udito. Immediatamente dopo, una cupa figura oscurò la porta a vetri e vidi una faccia premere contro i vetri superiori. Un brivido mi corse lungo la schiena e i capelli si rizzarono perpendicolari alla mia testa. Era un indiano dalle spalle larghe e immense,
sicuramente l'essere umano più grosso che avessi mai visto al di fuori di un circo. In virtù di una luce che sembrava autogenerarsi dal cervello, vidi il volto scuro e forte, il naso aquilino e gli zigomi schiacciati contro il vetro. Non riuscii a individuare la direzione dello sguardo. Il bianco dei grandi occhi che ruotavano mandava piccoli bagliori di luce che mi suggerivano chiaramente che nessun punto della stanza sfuggiva alla loro ispezione. Per 5 buoni minuti la cupa figura restò lì, con le spalle enormi chinate, in modo da abbassare la testa all'altezza del vetro, mentre, dietro di lui, la sagoma indistinta dell'altro indiano, non così grosso, oscillava avanti e indietro, come un albero al vento. Mentre aspettavo il loro prossimo movimento, in un'agonia fatta di ansia e agitazione, piccole correnti gelate correvano su e giù per la mia spina dorsale e il cuore in certi momenti sembrava cessare di battere per poi riprendere a pulsare a una velocità terrificante. Persino quei due dovettero sentirne il battito tumultuoso e il ronzio del sangue nella testa. E mentre avvertivo un rivolo di sudore colarmi lungo il viso, provai il desiderio di mettermi a urlare, di battere i pugni sulle pareti come un bambino, di fare un gran chiasso o qualunque altra cosa, pur di por fine alla tensione e portare quella situazione rapidamente all'acme. Fu probabilmente questo impulso a condurmi a un'altra scoperta. Quando cercai di prendere il fucile che tenevo dietro la schiena per sollevarlo e puntarlo in direzione della porta, mi resi conto che ero incapace di muovermi. I muscoli, paralizzati da quella strana paura, si rifiutavano di ubbidire alla mia volontà. Era certamente una spaventosa complicazione. Un leggero movimento soggiunse dal pomo d'ottone e la porta si aprì di un paio di pollici. Dopo una pausa di pochi secondi, ulteriormente aperta. Senza che potessi udire il rumore dei loro passi, le due figure penetrarono nella stanza e l'uomo che stava dietro chiuse delicatamente la porta alle sue spalle. Ero solo con loro tra le 4 pareti. Potevano vedermi, ritto e immobile in quell'angolo? O forse mi avevano già visto? Il mio sangue correva veloce e pulsava come il rullo dei tamburi in un'orchestra. E nonostante facessi di tutto per trattenere il respiro, esso fischiava impetuoso come il vento in un tubo pneumatico. In attesa della mossa successiva, la mia tensione si era allentata, ma solo per lasciare posto a una nuova, più intensa agitazione. Fino a quel momento, i due uomini non si erano scambiati parole o cenni, ma i loro movimenti lasciavano intendere che avrebbero attraversato la stanza e quindi in ogni caso avrebbero dovuto passare attorno alla tavola. Se fossero passati dal lato in cui mi trovavo, si sarebbero trovati a soli 6 pollici da me. Mentre consideravo questa possibilità assai spiacevole, notai che l'indiano più piccolo, piccolo al confronto, improvvisamente sollevò un braccio indicando il soffitto. L'altro alzò la testa e seguì la direzione del braccio del suo compagno. Cominciai a capire. Si dirigevano al piano di sopra e la stanza che indicavano, posta direttamente sul soggiorno, era stata fino a quella notte la mia camera da letto. Era la stanza nella quale, proprio quella mattina, avevo provato una paura così singolare per cui avevo deciso di dormire nello stretto letto presso la finestra. Gli indiani cominciarono a muoversi silenziosamente nella stanza. Andavano su passando dal lato della tavola dove io stavo appostato. Si spostavano così furtivamente che solo grazie allo stato di sensibilità eccezionale in cui ero riuscivo a percepire i loro movimenti. Distinguevo chiaramente il loro passo felino. Simili a 2 mostruosi gatti neri, passarono intorno al tavolo e avanzarono verso di me. Allora, per la prima volta, mi accorsi che il più piccolo dei due trascinava qualcosa sul pavimento dietro di lui. Mentre strisciava sul pavimento, producendo un rumore leggero e frusciante, ebbe l'impressione che si trattasse di una cosa inanimata, di grosse dimensioni, con le ali spiegate, oppure che fosse un ramo di cedro, grande e frondoso. Qualunque cosa fosse, non riuscivo a scorgerne neanche i contorni. E anche se avessi avuto potere sui miei muscoli, ero troppo terrorizzato per poter allungare il collo e cercare di individuarne la natura.
si avvicinavano sempre di più. Nell'avanzare, l'indiano, che stava davanti, appoggiò una mano gigantesca sulla tavola. Le mie labbra erano incollate e l'aria pareva ardermi nelle narici. Cercai di chiudere gli occhi, così non avrei visto quando mi sarebbero passati accanto. Ma le palpebre erano irrigidite e rifiutavano di obbedire. Quando sarebbero passati accanto a me? Anche le mie gambe avevano perso di sensibilità e mi pareva che il corpo fosse sostenuto da supporti di pietra o di legno. E quel che era peggio, mi accorgevo di perdere la capacità di mantenermi in equilibrio, la forza di rimanere in piedi e persino di appoggiarmi alla parete dietro di me. Ero attratto in avanti da una strana forza e fui assalito dal terrore vertiginoso di perdere l'equilibrio e di cadere addosso agli indiani nel momento in cui fossero passati davanti a me. Anche quei momenti lunghi come ore dovevano prima o poi giungere alla fine. E quasi prima che me ne accorgessi, le due figure mi avevano oltrepassato e i loro piedi si trovavano già sul primo gradino della scala che portava su alle camere da letto. Mi ero trovato a soli 6 pollici da loro, eppure avevo avvertito unicamente la corrente d'aria fredda dietro di loro. Non mi avevano toccato e fui convinto che non mi avessero visto. Neanche l'oggetto che trascinavano sul pavimento aveva sfiorato i miei piedi come avevo temuto. E in una circostanza del genere ero grato anche per la più piccola misericordia nei miei confronti. L'assenza degli indiani dalle mie immediate vicinanze mi arrecò un piccolo senso di sollievo. Ero in piedi in quell'angolo, scosso dai fremiti, e oltre a respirare un po' più liberamente, la mia posizione non era migliorata di molto. Inoltre notai che il bagliore, che privo di una fonte apparente, mi aveva consentito di osservare ogni loro gesto e movimento, aveva lasciato la stanza con la loro scomparsa. Un buio innaturale inondava ora la stanza e la pervadeva in ogni angolo, tanto che riuscivo a malapena a scorgere la posizione delle finestre e delle porte a vetri. Come ho già detto, mi trovavo evidentemente in una condizione anormale. Come in un sogno, ero totalmente incapace di provare sorprese. I miei sensi recepivano con insolita attenzione ogni piccolo avvenimento, ma riuscivo a trarne soltanto le deduzioni più semplici. Gli indiani furono presto in cima alle scale e vi sostarono un istante. Non potevo intuire quale sarebbe stato il loro prossimo movimento. Sembravano esitare e prestavano ascolto con attenzione. Poi sentii uno dei due, che dal peso del passo giudicai fosse il gigante, attraversare lo stretto corridoio ed entrare nella stanza posta direttamente sopra di me, proprio nella mia piccola camera da letto. E se quella mattina non avessi provato la paura inesplicabile di entrarvi, mi sarei trovato disteso a letto, col grosso indiano in piedi, nella stanza accanto a me. Per lo spazio di tempo di un centinaio di secondi ci fu silenzio. Un genere di silenzio che forse era esistito prima della nascita del suono. Fu seguito da un lungo e vibrante grido di terrore che risuonò nella notte e fu strozzato prima di giungere a compimento. Nello stesso istante, l'altro indiano che si trovava in cima alle scale raggiunse il suo compagno nella stanza da letto. Sentii il fruscio di quella cosa che trascinava dietro di lui lungo il pavimento. Seguì un tonfo, come se fosse caduto qualcosa di pesante, e poi tutto tornò ad essere silenzioso e immobile come prima. Fu in quel momento che l'atmosfera, sovraccarica per tutta la giornata dell'elettricità di una violenta tempesta, trovò sfogo nel lampeggiare danzante di un fulmine e nel rombo fragoroso del tuono. Per 5 secondi ogni oggetto nella stanza fu visibile con eccezionale chiarezza e attraverso le finestre scorsi le file solenni dei tronchi degli alberi. Il tuono rimbombò ed echeggiò attraverso il lago e oltre tra le isole lontane. Allora le cateratte del cielo si aprirono e la pioggia cominciò a scorrere a torrenti. Le gocce scrosciavano rapide e impetuose sulle acque quiete del lago che si alzavano a incontrarle e si abbattevano simili a raffiche di proiettili sulle foglie degli aceri e sul tetto del cottage. Un attimo dopo, un lampo ancora più brillante e lungo del primo illuminò il cielo dallo zenith all'orizzonte
e inondò momentaneamente la stanza con un chiarore abbagliante. Vedevo fuori la pioggia scintillare sulle foglie e sui rami. Il vento si levò all'improvviso e in meno di un minuto il temporale, minacciato per tutto il giorno, scoppiò in tutta la sua furia. Alle voci fragorose degli elementi si aggiunsero i piccoli rumori provenienti dalla stanza al piano di sopra. E dopo i pochi istanti di silenzio profondo, seguiti al grido di terrore, mi accorsi che i movimenti erano ricominciati. Gli uomini avevano lasciato la stanza e si stavano avvicinando alle scale. Una breve pausa, poi cominciarono a scendere. Dietro di loro, ruzzolando di scalino in scalino, sentivo il rumore di quella cosa trascinata giù per le scale. Era diventata molto pesante. Attesi con calma che si avvicinassero. Ero quasi apatico. La natura a un certo punto applica una sorta di anestetico e misericordioso sopraggiunge uno stato di torpore. Avanzavano passo dopo passo, sempre più vicini, mentre il rumore del fardello che trascinavano cresceva al loro avvicinarsi. Erano già a metà scala, quando la considerazione di una nuova e orribile possibilità mi fulminò e ripiombai in uno stato di terrore. Riflettei che se un altro fulmine fosse arrivato col suo vivido bagliore, mentre l'oscura processione era nella stanza, forse proprio nel momento in cui mi stava passando davanti, avrei visto tutto chiaramente e ancor peggio sarei stato visto io stesso. Non mi restava che trattenere il respiro e aspettare. Aspettare mentre i minuti sembravano ore e la processione avanzava lentamente nella stanza. Gli indiani ora erano ai piedi della scala. Nell'arco della porta del corridoio si delineò la sagoma dell'enorme indiano che precedeva e con un tonfo sinistro il pesante carico dall'ultimo scalino ruzzolò sul pavimento. Vi fu un attimo di pausa, durante il quale vidi l'indiano voltarsi e chinarsi per aiutare il suo compagno. Quindi la processione riprese. Entrò nella stanza alla mia sinistra e cominciò a muoversi lentamente attorno alla tavola, dal lato in cui ero io. Il primo indiano mi aveva già oltrepassato e il compagno, che trascinava sul pavimento dietro di sé il carico, del quale riuscivo appena a vedere i contorni indistinti, era esattamente davanti a me quando la processione si interruppe. Nello stesso istante, con la subitaneità caratteristica dei temporali, lo scroscio della pioggia cessò del tutto e il vento si spense in un silenzio totale. Per lo spazio di 5 secondi il mio cuore parve fermarsi. E poi accadde il peggio. Il balenio di 2 fulmini illuminò la stanza e ciò che conteneva con una luce impietosamente intensa. L'indiano enorme era a pochi piedi davanti a me, sulla destra. Una gamba era tesa in avanti, nell'atto di fare un passo. Volgeva le spalle al compagno e nella loro magnifica fierezza vidi il profilo dei suoi lineamenti. Lo sguardo era diretto sull'oggetto che il compagno trascinava, ma il suo profilo, col grosso naso aquilino, i zigomi alti, i capelli neri e lisci, il mento audace, in quell'attimo si impresse nel mio cervello, da cui mai si sarebbe cancellato. In confronto a quella gigantesca figura, l'altro indiano sembrava un nano. Non più lontano di 12 pollici dalla mia faccia, era chinato sull'oggetto che trascinava in una posizione che aggiungeva alla sua persona l'orrore della deformità. E l'oggetto, disteso su un grosso ramo di cedro che l'indiano manteneva e tirava per il lungo gambo, era il corpo di un uomo bianco. Lo scalpo era stato nettamente asportato e chiazze di sangue coprivano gli zigomi alla fronte. Allora per la prima volta, quella notte, il terrore, che aveva paralizzato i miei muscoli e la mia volontà, liberò la mia anima da quel diabolico incantesimo. Con un grido acuto allungai le braccia, afferrai alla gola il grosso indiano e acchiappando solo l'aria, caddi a terra svenuto. Avevo riconosciuto quel corpo, quella faccia, era la mia. Era giorno quando la voce di un uomo mi riportò alla coscienza. Ero disteso nel punto in cui ero caduto e il fattore era nella stanza con le pagnotte di pane in mano. L'orrore della notte era ancora nel mio cuore. Bruscamente il colono mi aiutò ad alzarmi e raccolse il fucile che era caduto accanto a me, rivolgendomi una serie di domande e di espressioni di solidarietà.
Probabilmente le mie brevi risposte non furono esaurienti, se non del tutto incomprensibili. Quel giorno, dopo un'accurata ma inutile ricerca nella casa, lasciai l'isola e mi trasferii dal fattore per trascorrervi gli ultimi 10 giorni. Quando giunse il momento di partire, avevo ultimato le mie letture e i miei nervi avevano completamente ritrovato l'equilibrio. Il giorno della partenza, il fattore si avviò da solo, col suo barcone, per portare i miei bagagli nel luogo lontano 12 miglia in cui 2 volte alla settimana si fermava il vaporetto per il trasporto dei cacciatori. Era pomeriggio inoltrato. Desiderai vedere ancora una volta l'isola sulla quale ero stato vittima di un'esperienza tanto sconcertante e così cambiai rotta alla canoa. Vi giunsi puntualmente e feci il giro dell'isolotto. Visitai anche la casetta e provai una sensazione particolare quando entrai nella piccola camera da letto al piano di sopra. Non sembrava esserci nulla di insolito. Tornai a bordo e subito dopo vidi una canoa davanti a me dirigersi verso la curva dell'isola. Era strano vedere una canoa in quel periodo dell'anno e poi questa era sbucata da chissà dove. Cambiai direzione e la vidi scomparire dietro una sporgenza della roccia. La prua era alta e curva e 2 indiani erano a bordo. Con una certa eccitazione indugiai per scoprire se fosse riapparsa dall'altro lato dell'isola e in meno di 5 minuti ricomparve. Meno di 200 yard ci separavano e gli indiani appoggiati sui fianchi remavano velocemente nella mia direzione. Nella mia vita non ho mai remato così alla svelta come in quei pochi minuti. Quando mi voltai a guardare, avevano cambiato direzione e stavano di nuovo circumnavigando l'isola. Il sole calava dietro le foreste sul continente e le nuvole rosse del tramonto si riflettevano nelle acque del lago. Lanciai un ultimo sguardo dietro di me e vidi la grande canoa con il suo cupo equipaggio muoversi ancora intorno all'isola. Poi le ombre si infittirono rapidamente. Il lago si oscurò e il vento della notte mi soffiò in faccia il suo primo alito. Allora superai un promontorio e uno scoglio ripido e sporgente sottrasse alla mia vista l'isola e la canoa.